del mondo, e devo dire forse questo è il bello a tutti voi. Tenetelo pensioso. Grazie. Maestro, come vede, è più difficile ottenere il silenzio dopo il concerto che durante il concerto. Il maestro Roberto Fabriciani ha appena concluso il suo concerto a Galatina. L'ho vista quasi entusiasta del pubblico, o mi sbaglio? Sì, naturalmente, è un pubblico meraviglioso, attento, e credo che abbia apprezzato anche un insieme, non solo il programma, ma anche tutto quello che veniva fuori da questo chiostro stupendo. Lei ha fatto, l'aveva già annunciato oggi in televisione, poi questa sera l'ha concretizzata, una breve storia della musica col flauto. Ha dimostrato che è possibile farla, questa storia della musica col flauto. Beh, il flauto ha collaborato enormemente all'evoluzione della storia della musica e fra l'altro, essendo pur lo strumento più antico a fiato, è comunque lo strumento più attuale, in prima linea anche della musica di oggi, la musica contemporanea, sperimentale, e ormai il flauto si suona a 360 gradi su tutti i generi della musica, non solo classica d'avanguardia, ma popolare, il jazz per esempio, quindi è uno strumento principe. Lei infatti prima ci ha incantato con Vivaldi, no? Che conoscevamo fin da bambini, insomma, e poi dopo ci ha stupito col Novecento. Certo, ma sono sicuro che il Novecento stupisce sempre di più, perché forse nell'ascolto musicale purtroppo siamo indietro con i tempi, e scoprire in fondo che la musica del nostro tempo non è poi così complicata, ma può dare forti emozioni. Lei è riuscito a farci anche capire che con il flauto si produce anche un suono diverso, non riesco a trovare un aggettivo. Il flauto è uno strumento poliforme, non avendo nessun tipo di ancia o bocchino come gli altri strumenti, ma a imboccatura libera, può permettersi un'infinità di colori in più, proprio perché è uno strumento versatile. Per questo è apprezzato molto nella musica contemporanea. Ho notato che il pubblico ha apprezzato appunto le sue composizioni. Sì, forse perché, ripeto, rispetto a tutto il programma che si è sviluppato nell'arco di 3 secoli di musica, i miei pezzi sono più legati al nostro tempo, quindi a una realtà del momento, ecco. Se lei mi permette, io vorrei coinvolgere il maestro che tenta di squagliarsela facendo delle fotografie. Ma quest'anno è la prima intervista che rilascia, lui è anche reduce dai successi di Belluno, per cui... Ma io farle, maestro, i complimenti... Dai, no, possiamo darci del tuo... No, nelle interviste devo darle del lei. Ufficiali, va bene, ok. Diamoci del lei. Volevo farle appunto i complimenti perché è riuscito a stupirci con il maestro Fabriciani. Ma voglio dire, sono riuscito a stupirli. Cioè, io vorrei capire come fa lei a scoprirli tutti i talenti. Diciamo che il maestro Fabriciani non è che sia stato io a scoprirli, il maestro Fabriciani certo rappresenta, credo, nel mondo concertistico una delle personalità più eminenti. Col flauto lo abbiamo ascoltato tutti quanti, riesce veramente a fare delle sonorità, delle timbriche, dei fraseggi, degli accenti giusti. E io mentre lo ascoltavo facevo proprio una riflessione, che è questa, e gliel'ho anche detto. Noi pianisti spesso, o ogni musicista, ogni esecutore, quando suona si pone il problema di trovare i contenuti della musica, di andare fra le righe, fra le pieghe, trovare qualcosa.
E a volte noi venisi, Madonna, che ci metto dentro? E noi abbiamo 4-5 voci, quindi un linguaggio armonico molto più ricco e molto più semplice in fondo da gestire. Lui con una semplice melodia è riuscito veramente a stupirci e ad incantarci tutti quanti, ma questo è grazie al grandissimo talento del maestro Fabriciani. E poi riguardo a quello che dicevi te, io amo le sfide, lo sai. E sapevo benissimo che fare un concerto con un solo flautista o con un solo flauto era qualcosa di azzardato un pochettino, però come vedi i risultati ci sono stati, grazie naturalmente al maestro Fabriciani. I meriti che noi diamo a Luigi Fracasso sono quelli di tentare con i fatti, non con le parole, di educare, fra virgolette, il pubblico gratinese, e non solo salentino. Io posso aggiungere questo, che siete fortunati, perché se in ogni posto ci fosse un maestro come Luigi Fracasso che si occupa della musica impegnata, la musica avrebbe ancora più presenza. Bene, penso che su questa battuta possiamo concludere e ringraziarla ancora una volta, maestro. Grazie a voi. Grazie.